e sono ancora qua. È giunta l'ora che mi faccio la tinta. Ho aspettato per l'operazione, ma è arrivato il momento. La nostra prima volta a Palazzo Barberini. Bellissimo e grandissimo. Nuovo anno scolastico bagnato e speriamo fortunato. Prima volta al Corviale per una cosa molto bella e poi dalla commercialista. Giovedì 1 settembre e iniziamo il nuovo mese nuovamente al Policlinico Umberto I, nuovamente all'ospedale. Siamo nuovamente qui, questa volta per ritirare gli esami, l'esito dell'operazione. Ho un po' di ansia, speriamo bene. Siamo venuti a fare un provino, cioè Giulia è venuta ovviamente a fare un provino. Tutto ok? Sì. Eh sì, è il momento che mi faccio la tinta. Non ho potuto farla post operazione, ma momento verità. Facciamolo. Stiamo andando a Palazzo Barberini a vedere una mostra che Giulia non sa. La mia prima volta all'interno di Palazzo Barberini. Siamo alla mostra della Disney. Ogni sala è dedicata a dei cartoni animati. I tre porcellini, la spada nella roccia, le principesse della Disney. Una mostra veramente interessante e tantissimi disegni. Qui possiamo scegliere un'immagine e poi mettere i colori della storia. Voi sapete come da un disegno si arriva a un cartone animato? Questa mostra è interessante proprio per questo motivo qua, perché ci sono tantissimi disegni, tantissimi primi prototipi dei vari cartoni animati. In alcune stanze è possibile anche giocare divertendosi. La trama della tua storia, girando 6 volte questa ruota con tutti i disegni della Disney, si può inventare una storia. Si gira e si capisce su quale casella siamo arrivati. Io sono arrivata sul cavallo, quindi devo iniziare una storia con un cavallo. Beh, a mostra terminata non te lo fai un giro nei giardini di Palazzo Barberini? Che fa anche rima? Noi sì. Primo giorno di scuola e diluvia. Vabbè, diciamo scuola bagnata, scuola fortunata, prendiamola così. Buongiorno, principessa. Buongiorno. Giovedì 15 settembre, mentre la baby è a scuola, è il primo giorno di scuola, io e il coinquilino siamo venuti al ristorante giappocinese per festeggiare i nostri 15 anni insieme. In realtà ci conosciamo dal 2000, ma stiamo insieme dal 2007. Questa mattina mi sono svegliata e ho detto, beh, oggi è 15 settembre. E lui, ok. Ti sei dimenticato che data era ieri? E lui, 14 settembre. È appunto il nostro anniversario. Oddio, scusami. Va bene. Poi, metà mattinata mi fa, ma scusa, ma noi ci siamo messi insieme il 15, cioè oggi. Ah, davvero? Auguri!
Ovviamente proseguono i nostri allenamenti e le nostre partite di padel. Stiamo andando all'open day di un'accademia di cinema. Giulia farà ovviamente l'open day, non lo farò io, e poi ci dirà com'è andata. Sì, ciao! La location di questa accademia è proprio attaccata al serpentone del Corviale. La prima volta che vedo questa zona da così vicino. Allora iniziamo con un applauso a questi ragazzi che sono qui. Tempo, mentre facevo quel lavoro, ho sempre sognato di fare l'attrice, spettacolo. Se volete, ce la potete fare, perché ho iniziato anch'io dalle piccole comparse. Allora, che devo dire? Niente, guarda quanti ragazzi. Voglio fare un saluto a tutti questi ragazzi. Tengo al mondo del cinema. E allora, quando uno mi chiede che cos'è il cinema per me, andiamo alla festa di compleanno di un compagno di classe di Giulia. Ma non vedo l'ora. Pensate che io stia partendo e andando da qualche parte? Sì, in realtà vado dalla commercialista. Sempre con il trolley vado da lei. Con la baby ci siamo regalati una cena cinese. Peccato che abbiano sbagliato totalmente l'ordinazione. Qua. Abbiamo già sbagliato. Stiamo andando dal commercialista, abbiamo già sbagliato. Riusciremo ad arrivare dal commercialista? Visita di controllo dal dentista, mi raccomando bambini, fatela sempre. Com'è andata la prova di danza? Bene, mi è piaciuta. Quale ti è piaciuta di più, danza classica o physical dance? Allora, io sono abituata a fare physical dance, però anche danza classica mi è piaciuta. Ne devi scegliere una. Credo che sceglierò physical dance. Così.